Ciao! Ciao! Allora, questo sarà un video in collaborazione con due persone. Una è qua presente, Mattia, e l'altra invece è Giulia, del canale Giulia Cova, che saluto tantissimo. E infatti vogliamo fare il video sui preferiti non beauty. Quindi ci sono anch'io, per fortuna. Perché non sei beauty? Cominciamo male, malissimo. No, perché vogliamo parlare di Natale vicino, io te lo dico. Di, non so, accessori, scarpe, abbigliamento, varie ed eventuali, quindi darà anche lui il suo obiettivi, contributo. Obiettivi, flash, eccetera, eccetera. Esatto. L'obiettivo, cioè il contributo tecnologico è suo questa volta. Allora, io parto con le scarpe e voglio mostrarvi i miei sandaletti super estivi che ho sfruttato tantissimo, presi nei saldi da Marco, che è questa catena che c'è a Milano. Ma esistono anche da, mi sembra che Aldo le aveva fatte simili, e le ho pagate 39 euro con questa fantasia pitonata, molto molto carina, secondo me super sfruttabile, fantastici. Le altre scarpe super preferite sono le All Star bianche, le ho sfruttate tantissimo, dalla primavera all'estate, cioè veramente sono top, perché si possono abbinare con tutto e poi sono veramente molto molto carine. Le ha provate anche lui le All Star? Sembro Krusty il clown. No, terribile, perché sui piedi troppo lunghi no, non stanno tipo bene. Tipo i 45, poi in realtà mi sarebbe andato bene il 43 di quel modello lì. No. Se può guardare. No, niente. Le tue invece infatti, per ovviare al problema di Krusty Clown, dei piedi alla Krusty Clown, ho preso queste New Balance, consigliate da Linda. Sì, effettivamente ho avuto occhio. Non ne avevo mai provato un paio, effettivamente sono molto molto comode e mi stanno molto bene, non mi fanno il piede lungo e magrissimo. No, poi le ho pagate una cavolata, cioè sì, costavano 40, erano 69 col 30% di esatto. Sconto, quindi tipo 48 prezzo euro. Prezzo bomba. Fantastiche. Poi vabbè, il New Balance sono 200.000 modelli, questo è il 500. Sì, è il, sì, il modello 500. Sì? 500. Perfetto. Fallo vedere meglio. Ah, 500. No, ma fai vedere meglio la scarpetta, no? Non sono abituato a fare questo genere di video. Beh, bella, mi piacciono, vero? Da un altro lato, certo. Il retro. Passiamo ai vestiti. Ve ne mostro solo uno perché veramente ha fatto da padrone in queste ferie estive, perché l'ho sfruttato sì, l'ho messo spesso. Tantissimo. È questo vestitino di H&M, della linea Divided, in pizzo sopra e invece semplice bianco sotto. Però con l'abbronzatura questo sta da Dio, veramente. E poi era, non lo so, mi piaceva proprio come vestitino, perché, ok, non era proprio lunghissimo, era abbastanza cortino. Però anche con il sandaletto basso, secondo me, è super sfruttabile ed è molto molto carino, molto elegante, finissimo, sì, davvero. Easy, yes. Adesso non dovrei esprimermi io, però secondo me lo abbino un po' con tutte le scarpe. Non mi ricordo se ve l'ho già fatta vedere, lui dice di sì, io non me lo ricordo, sì. Cioè non in un video dei preferiti non beauty almeno, la borsa di motivi che ho preso questa primavera e secondo me è una figata, perché è una borsa che si può dividere in tre, dei colori del bronzo rosa cipria, veramente fichissima. E anche questa è l'unica borsa che ho portato al mare e l'ho super sfruttata, perché comunque abbinabile davvero con tutto. Io sono un po' in fissa con gli abbinamenti, pagata 39 euro all'incirca e veramente top. Queste pochette qua con la tracollina secondo me sono... E poi soprattutto se c'è un colore che stona lo si stacca e via, e boh, a posto, liscio. Occhiali da sole assolutamente i Saraghina, presi appunto all'inizio dell'estate. Mi sono piaciuti tantissimo, anche questi li ho sfruttati sempre, tutti i giorni, sono leggerissimi, hanno delle lenti veramente fantastiche, questi sono il modello che si chiude tutto ed è il modello tartarugato. Fanno mi piace sempre molto. Una paura quando si chiudono tutti questi affari. Ma invece no, a me non fanno per niente paura, mi stanno di saldo, solido, non saldo. Saldo se è contrario. Però veramente fichi, fichissimi. Poi un altro must dell'estate, la bandana, che ho sfruttato tantissimo perché il look pin-up è stato... Ha spaccato di brutto. Abbiamo riproposto in diverse salse. Esatto. Bravo. Un altro accessorio super super preferito è la sacca, la borsa termica da spiaggia per portare sia i solari che anche l'acqua per tenerla al fresco in spiaggia. Questa l'ho presa da Wisho, ma so che un sacco di brand ormai l'hanno fatta. Ci sono anch'io qua sotto. È veramente fichissima. Perché mi copri sempre? Perché come faccio a farla vedere? Così, così, così. No, così. Lo faccio vedere su di te.
Poi io vi faccio vedere questi stampini per fare ghiaccioli, li abbiamo presi all'IKEA, è una confezione, quant'è era la confezione? 6, sì. Sono molto molto belli perché si possono sfilare uno per uno la confezione. Io anni fa avevo quelli, erano sempre 6 rotondi conici, monoblocco. No, erano conici ed erano monoblocco, quindi era un po' scomodo. Questi qua sono una genialata, davvero, e poi abbiamo riscoperto il gusto dell'estate 2015. Cioè abbiamo messo dentro qui, pensate, dell'estate, e vengono fuori ghiaccioli all'estate che sono buoni. Sono veramente sì, buoni. Ci hanno salvato l'estate perché quest'estate ha fatto veramente un caldo atroce da noi. Infatti ho detto, io sono amante quindi... dell'estate, le verrei a qualunque ora del giorno della perché notte. Perché non congelarlo e poi mangiarlo con un ghiacciolo? Sì, ottima trovata. Top. La parte tecnologica la lascio a Mattia perché per questi mesi non ho acquistato nulla di nuovo da questo lato, ecco. Strano. Mi sono dedicata ad altro, quindi lascio a te la parola. Sì, sono due cosine. La prima è un flash, ho preso uno Yongnuo YN560 serie 4. È un flash completamente manuale, costa poco, l'ho pagato 70 euro mi pare. E permette di fare un sacco di cosine e tra queste c'è anche all'interno una trasmittente integrata, quindi potete fare le foto non montando il flash sulla macchina fotografica, mettete l'altra trasmittente sulla macchina e le due si parlano e vi permette di fare un sacco di cose carine. Lo sto usando già da un po', non ha ancora perso un colpo, va benone ed è fatto bene, nonostante sia un marchio low cost, come qualità è eccezionale. Ottima, lo consiglio a tutti. Lasciamo i riferimenti qua sotto comunque. Sì. Metteremo tutto, proseguo io. Sì, sì, l'altro. Ecco l'ultimo arrivato. Un obiettivo, questo è un granangolare della Canon, è un 10-18, l'ho comprato, anzi me l'hai regalato tu, 3 settimane fa, l'ho già usato, va benone, non ha eccessive distorsioni, costa poco per essere un obiettivo. 10-18, grand'angolo, quindi quasi fisheye. Ci sta dentro tanta roba nell'inquadratura. Tanta roba. Sì, esatto. Pur essendo un 10 mm non ha una distorsione troppo esagerata, no, quindi non è come un fisheye, però comunque sia permette di prendere dentro un sacco di cose. Non è molto luminoso, ma per le foto che sto facendo in questo periodo non mi serve, quindi ottimo, ottimo anche questo. Due prodotti per la casa, perché ho finalmente risolto un problema che mi attanagliava da un po', cioè trovare pulitore per i pavimenti in laminato, e ho trovato questi due prodotti della Starwax, non so come si pronunci bene. Uno è il pulitore uso frequente, se apposito per laminati, e l'altro invece è il trattamento lucidante da fare 1 o 2 volte al mese, e finalmente riesco a pulire bene il laminato, che comunque non è proprio così semplice da pulire come uno possa pensare, ecco, è diverso dal parquet e rimangono questi aloni che fanno venire il nervoso. Con questi prodotti invece, devo essere sincera, mi sono trovata molto non bene. Si pone. Sì, 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 poi quando cioè bisogna stare un po' più attenti con il trattamento lucidante, perché infatti ho un alone da tirar via, ma dovrò ripassare con questo perché è diciamo quello che fa la finitura, però si deve utilizzare soltanto 1 o 2 volte al mese. Questo invece è proprio da pulizia, diciamo, quotidiana o quasi quotidiana, non è che io pulisco il pavimento tutti i giorni. E secondo me è ottimo comunque. Secondo me, tra l'altro, con questi due si fanno anche degli ottimi ghiaccioli. Dovremmo provare. Se farà un caldo settembre, perché no? Serie televisive, niente di nuovo. Abbiamo iniziato la terza stagione, mi sembra, di Under the Dome, lasciata sì, un po' lì perché. E lì l'abbiamo lasciata. Esatto. Siamo arrivati alla terza puntata. Terza o quarta puntata, dobbiamo riprendere. E abbiamo visto solo la prima puntata della seconda stagione di True Detective, ma non ci sono più né Marty né Rusty, quindi... No, poi soprattutto ti sei addormentata. Ma sì, è un po'... Boh, non lo so se la continuerò. Ma secondo me bisogna entrare nel vivo della storia, sì. Io sto guardando un'altra serie, ma ve ne parlerò nel prossimo Preferiti del periodo non beauty, perché devo ancora vedere come va a finire, poi ve ne parlerò. Per quanto riguarda i libri invece vi consiglio assolutamente questo di Daniel Grattauer, Le ho mai raccontato del vento del nord, un libro che mi ha regalato la Maggie quando sono andata a trovarla a Bologna ed è un libro che mi è piaciuto tantissimo. Sto leggendo il seguito che mi ha sempre regalato lei
L'avevo lasciato un pochino lì, poi dopo l'ho ripreso. Ci sono momenti in cui, non lo so, uno non ha voglia di leggere, e momenti invece in cui, tipo questo, dove leggerei qualunque cosa. Praticamente questo è un romanzo epistolare, perché è lo scambio di mail fra due persone che non si conoscono, fra Emmy e Leo, e da lì nasce questa complicità, questa amicizia che non voglio svelare ovviamente come andrà a finire, però è molto molto particolare ed è scritta proprio come se fossero delle vere mail, quindi una a poca distanza dall'altra, ed è veramente scritto molto bene, diverso dal solito. Sto appunto leggendo la seconda parte del libro, ovviamente, cioè la settima onda, che è il libro che è uscito dopo, e appunto adesso voglio vedere come andrà a finire questa storia. Appena finite questo dovete subito leggere l'altro, per forza, perché sennò mi viene nervoso, ve lo dico già. Due film, uno l'ho visto da sola e l'altro invece l'abbiamo visto insieme e me l'ha consigliato lui. Il secondo te lo lascio perché io non riesco mai a fare riassunti. Ci penso io. Allora, il film che vi consiglio è Il nome del figlio. È un film italiano uscito non da tantissimo al cinema e parla praticamente di Paolo e Simona, che sono una coppia che stanno per avere un figlio. E a una cena con i vari parenti più stretti, amici e parenti, lui rivelerà il nome del futuro figlio, che però, essendo un nome molto di destra, mettiamola così, un nome un pochino inquadrato, ovviamente viene preso malissimo da tutti i suoi, da sia da sua sorella che comunque, esatto, dagli altri amici, perché ovviamente essendo di sinistra non vedono molto bene questa cosa. Da qui nasce tutto un grosso equivoco, nasce tutta una grossa diciamo un tirar fuori cose del passato. Ha fatto su un po' un casotto, finché vabbè ovviamente poi si cercherà di ripristinare il tutto, ma saltano fuori un sacco di retroscena, un sacco di cose nuove, molto molto carino secondo me. Non ci avrei scommesso, perché il cinema italiano non è che ultimamente non mi ha soddisfatto a pieno, però devo dire che questo è un film sfizioso che ti fa, cioè ti prende abbastanza e ti lascia un pochino con, non lo so, lascia qualcosa dentro, secondo me. Ha diciamo un lato introspettivo abbastanza presente, a mio parere. Non so, se qualcuno l'ha già letto, mi faccia sapere. Scusate, l'ha già visto. Mi faccia sapere come è andata. Cosa ne pensa? Io non sono brava a descriverle i libri, i film, me ne rendo conto, però non volevo svelarvi troppe cose. È da vedere, ecco, ve lo consiglio. L'altro invece è? L'altro è Blackjack, oppure 21 Blackjack, non mi ricordo il titolo completo, quindi partiamo bene. Comunque è una storia vera e parla di un gruppo di ragazzi, tra cui è compreso il protagonista, uno degli attori Kevin Spacey, quindi. Sì, esatto, che vengono guidati da Kevin Spacey, che è un professore del MIT, loro sono degli studenti del MIT, e praticamente, essendo ragazzi comunque molto svegli, imparano a contare le carte e di giorno, cioè durante la settimana, stanno in università e al weekend vanno a Las Vegas per svaligiare il casinò. Però loro hanno un'attività finanziaria ad alto reddito, non giocano d'azzardo. E il film è molto bello perché poi ci sono dei risvolti che non si capiscono subito, ovviamente, durante la storia. Poi è un film che mi ha preso molto, sì. Non è recentissimo, mi pare sia nel 2003, 2004, da quelle parti lì. No. Però è molto carino. A me che comunque non piace il genere così, devo dire che questo è fatto molto molto bene ed è un film che prende abbastanza. Sì, è fatto bene. Ok, quindi questi erano i nostri preferiti non beauty del periodo. Non vedo l'ora di vedere il video di Giulia. Vi lascio ovviamente tutti i riferimenti qua sotto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Io magari no. Ciao. Ciao.